Siamo ancora alla baita Giacomo Floriani sul Monte Calino, presso il rifugio San Pietro. Giornata stupenda, vista veramente del lago di Garda. Io devo dire che una vista così, la si vede anche dal Baldo, però da qua una vista veramente bella, pensando poi che era la vista di cui godeva Giacomo Floriani, stando qui in questa baita, regalata lì, vi ricordo ancora una volta, nel 1949 dall'amico Riccardo, ingegner Riccardo Maroni. Quindi saluto tutti di nuovo, un saluto, c'è qualcuno vedo che è invidioso perché è lì chiuso in casa mentre noi siamo qua in questo bel posto, me ne scuso, d'altro canto è così. Oggi ho intenzione, quindi saluto a tutti, spero sempre di trovarvi in buona salute, interessati al dialetto, e oggi appunto per questo dialetto di Giacomo Floriani vi presento una poesia che è obbligo leggere, che fra l'altro abbiamo già affisso fuori, non so se chi segue questa trasmissione si ricorderà che nella prima puntata registrata qui alla Baita abbiamo deciso di affiggere sui muri, anzi sulla porta, prima sui muri, poi sulla porta della Baita, una bella tabella con la vita di Giacomo Floriani, in tre lingue addirittura, e la poesia La mia Baita, che adesso vado a leggervi. E poi mi permetto sempre di fare il solito commento formale, rovinando così il momento lirico della lettura, anzi non so se sarò così lirico come le mie collaboratrici Milena e Rita che ho avuto e che ho ancora qui dopo. Vi faccio la sorpresa perché sono ancora qui. La me baita. Te supplico, Signor, fammi una grazia prima che mora. Regalemi una baita alla pastora. In sogni dei mensogni, desideri de tutta la me vita. Na baita tutta mia, ciara, pulita, con arent na sortiva cantarina per infrescarme l'anima la mattina. En par de fagi allegri dai cavei alla Nazarena, en dove tutti osei dei cei vicini i possa radunarsi all'alba per cantarmi i sobei inni. Na baita fatta con dembras de scorsi che lavar dalle sime de Pichea e davanti sciapai de genzianele che al sbisegar dei venti le me faga i complimenti. Per vedere il prin sol vestì de oro che il cammina spandendo porporina sora il magnon, le coe dei perati, la parte dei sette soldi, il dos dei fiori, congirandole piene de colori. En tanche i anzoi, i basa le campane en delle val lontane. E for per la giornata col me bravo zesion de dre alla schiena, na feta de polentan delle maneghe, na raspas con le cavre e con le vacche, na per fonghi, per legna e per granzoni, come feva una volta i miei bisnoni. E quando da Valmera in ponta de pe capita la sera, con sotto il bras i ultimi colori e il lapis da segnar la prima stela sul veludo del ciel de madreperla, rifugiarme contente in la me casa dai scorzi profumati ancor de rasa. Tase de fori nivi dorme lontami popin de la cuna e le sime postade l'una all'altra le polsa narzentade dalla luna. Sol le martore, i tassi e le civete isbisega in dei tovi en le pinete. E mi, in tanche alle basse i bega e sbraita, godermi in santa pace la me baita, alla pastora, comoda, pulita, in sogni dei mensogni, desideri de tutta la me vita. Ecco, avete sentito, parto proprio dal finale. La me baita alla pastora, no? Come quella dei pastori. Comoda, pulita, in sogni dei mensogni, desideri di tutta la mia vita. Nella lettera che
nel 59 ebbe a scrivere Floriani a Riccardo Maroni per ringraziarlo dopo 10 anni, dice appunto che questa baita era il sogno dei mensoni, desideri di tutta la mia vita. Bene, adesso un momento di pausa perché c'è l'emozione, il sentimento, avete un po' tranquilli, adesso purtroppo divento didattico proprio terra a terra. Allora, intanto prima che mora, ecco, spero di aver pronunciato in modo corretto le O e le E con l'accento fonico chiuso, perché sennò i rivani ime martella. V'ho già detto la baita la pastora, la baita caratteristica dei pastori, quindi con forme molto grossolane, grezze. Ciara, beh, una baita tutta mia, ciara, chiara, a chiara anche perché illuminata dal sole. Con Arendt, ecco, con Arendt, Arendt sta per vicino, Arendt, noi diciamo ad arco, Arendt, con Arendt una sortiva cantarina, la sorgente con quel rumore caratteristico, sembra quasi un canto, per rinfrescarmi l'anima la mattina. E ecco, mi raccomando, la mattina, vedete, una T, ecco, spesso vedo poeti dialettali che si lasciano andare a volte a dei raddoppiamenti. Mattina con una T. En par de fagi, naturalmente, e cade la seconda E, apostrofo N, allegri, dai cavei alla Nazarena, come dai capelli lunghi, come un Gesù Cristo. Una baita fatta con den bras de scorzi, bella questa qua, pensate, un bras. Bras è il braccio, ma il bras, quando si parla di quantità, in bras de scorzi, cioè sono le cortecce dei lasi, dei pini, pensate un po', fatte con le cortecce delle abetaie. Che la varda, bella questa qua, le cime dei picchi, ecco perché qui davanti si notano tutte le cime, non solo del fronte orientale, ma anche del fronte occidentale. Come mi piacerebbe, per esempio, che ci fosse una bella tabella con l'indicazione delle montagne. Viene su un turista, boh, che montagne sono? Ma ho sentito Pichea, quella no, quella è Rocchetta, no, quella è Cimaoro, no, quello è il Baldo, no, quello è l'Estivo. Sarebbe interessante, altra sollecitazione a chi di dovere, una tabella illustrativa delle montagne che circondano questa zona. Andiamo avanti. E for per la giornata come bravo Cesium. Ecco, il Cesium. Ecco, Cesium è la cesoia. Quella grande cesoia, che grande o piccola, seconda, che hanno i contadini, ma anche coloro che vanno in montagna, all'alpeggio, che hanno sempre attaccata alla cintura, ed è una cesoia, una forbice da potare, che si usa appunto per tagliare, per pulire magari i scortoi, cioè le scorciatoie dove si deve passare. I granzoni, ecco, i granzoni sono... Non confondiamo con i mirtilli, no, i granzoni sono i mirtilli, mentre i lamponi sono, mi sfugge la parola, qua le mie amiche, i lamponi sono i no, ma in dialetto, adesso ho un, purtroppo, i granzoni sono i mirtilli, ah, sì. I lamponi sono le ampomole, ampomole, sentite un bel accento sulla O. Andiamo avanti, stiamo per finire. Anche qui di nuovo con sotto il bras i ultimi colori e il lapis, beh, è una parola che si usa ancora in italiano. Andiamo avanti. Scorzi profumati ancora de rasa. Ecco, le cortecce profumate de rasa, quindi quella sostanza che esce dalla corteccia e da quell'odore caratteristico. Tase de forinivi, dorme lontami popin della cuna, beh, la cuna è il lettino, no? Quando sento cuna dico sempre, scusatemi, mandate a vedere il museo degli usi e costumi della gente trentina, perché c'è proprio la ricostruzione delle case di una volta e c'è la classica cuna dove veniva messi i bambini, a volte appesi con uno spago, per cui c'era il nonno che ogni tanto dava un colpo col piede a questa cuna che incominciava, e quindi il bambino che piangeva riprende a dormire. Poi le civette, beh, sono le civette. Ecco, questo qua, le polsa narzentate dalla luna, pensate quando c'è la luna piena, che veramente dà l'idea dell'argento che copre tutto ciò che si vede intorno. E sbisegar, ecco, sollemarto, i tassi di sbisega, noi diciamo sbisega con la S,
Sbisegar dall'idea del lavoricchiare, fare qualche cosa. Che fate ancora? Ancora sbisego? Cioè vago lì, taio qui, taio là. Non è un lavorare faticosissimo. Sbisegar in dei tovi questi ghiaioni, ma anche questi sentieri di una volta, in le pinete. E beh, questa è bella. E mi, in tanche alle basse, cioè tanche son val, i bega, perché so chi bega, no? I vicini, i fratellori, non parlate ancora dei condomini, e sbraita, i siga, mi son chi che me godo la me passe, in questa me baita, baita la pastora, comoda, scusate, ancora pulita, insoni dei mensoni, desideri di tutta la mia vita. Questa è una conclusione veramente che ho continuato a riproporvi perché veramente dà l'idea di come desiderava Floriani questa baita e l'amico Riccardo Maroni, che non ce ne sono tanti, è riuscito a soddisfarla nel 49. Floriani sarebbe morto nel 68, mentre Maroni è morto nel 93, quindi abbastanza anni dopo. Allora, commento finale didattico, Adesso ripasso la parola a due amiche che ho già avuto qui nelle precedenti puntate, delle quali mi avvalgo essendo qui alla Baita Floriani, perché come sapete chi ha visto le precedenti puntate sono conoscitrici attente di Giacomo Floriani e molto brave nel recitare con sentimento e con emozione i suoi versi. E le ripresento, ciao Rita, ecco la qua la Rita. Ciao Milena. Ciao Alessandro, ciao. Adesso facciamo la ciacerata in dialetto. Ecco, disegno intanto era il tan che non veniva chi alla baita? Rita, il tan che non te venivi chi alla baita? Ma a me sì, tantissimo, tanti anni, perché all'epoca, quando ero una putalotta, venire alla baita non si poteva perché era una zona sacra, era una zona inaccessibile del poeta. Il poeta bisognava rispettarlo nel suo silenzio, non so se ti ero pudore. Quindi quando l'era ancora vivo? Quando l'era ancora quindi vivo. Quindi prima del 68? Prima, sì, e quindi che era una sorta proprio di rispetto. Rispetto che voleva esserla, sa, solo nel anche silenzio. Un timoroso rispetto. Un timoroso rispetto, proprio lo chiamava il poeta, con la P maiuscola. Ecco, quando riusciva noi popi o ragazzine, anche quando era un po' più grande, a intravederlo, mi ricordo fora con la pipa su una sedia ad ondolo, mi pare di ricordarmi, sulla sua poggiolo. Quindi, e il vostro ricordo, ecco, il suo cappello, la sua beve nocciadina e dopo nocciadina, via. E poi quasi si scampeva per non disturbarlo. Ma pensa un po'. E dopo va adulta con la famiglia, che sta un periodo che è stata chiusa, abbandonata, mi ricordo che sta un periodo che proprio si passeva, che era tutto chiuso. Era i boschi ormai che. Ecco. Mentre adesso ho visto adesso che è abbastanza pulito, anche perché con questa vista qua bisogna ovviamente tenere pulito, perché sennò questa magnifica vista l'avrei da scompare. Devo dire che mi sono emozionata a entrare da quella porta che per me ho capito. Invece la Milena mi risulta. Ecco, allora Milena. Ti invece te sei venuta su anche a te? No? Come? Anche a te te sei venuta su mica tanto fa, no? O sei venuta su? A ver le pes che non venivo su. Ah, le pes anche a te. Le venivo su quando che ero proprio perché tutte lotte anche a te. Ma sono io su tante volte, tante. Sì, come te hai detto precedentemente, te venivo su aiutare. Sai che il di San Piero si metteva su la barca, no? Ah sì, nella bottiglia. La bottiglia ho fatta sulla poesia della barca del San Piero, no? Dialettali, no? E perciò ero in tacade a sto prima di San Piero ero tutta agitata, vivo in su, era ben 21 una volta, dicevole, no? Ho capito, feve quella tradizione sì, di. Ecco, scusa, ma te sei venuto a su adesso, come a trovare l'ambiente? Ti dico la verità che stavo guardando perché adesso vuoi vedere dove ne avrà mia fa su qualche casinato. Beh, chiaramente le sta cambiata, no, un po' no, sistemata, no? Però sono stata contenta perché ti dico la verità che adesso bisogna andare avanti con gli anni. Adesso, per esempio, i scuri, che sono a casa stasera, perché che sono scuri, non la vuole nessuno e la ricrava zona. Non è giusto, no? Adesso che è comune così, devono dargli la possibilità di sistemarla. La possibilità di sistemare e di tirarsi fuori. Se quindi secondo te l'ha ben sistemata chi? L'ha sistemata benissimo, sono contenta con i proprietari, che li devo ancora conoscere bene. Comunque pensavo che fosse
peggio nel senso, non la pensavo così bella, però io come sono entrata, il caminetto mi ha dato tutto subito il senso del Floriani, subito, immediatamente. Sì, i proprietari deve essere il comune di Tennome, par, sì, no? Non sì, voglio sbagliarmi. Comunque, qui se uno sta qui, bisogna lasciarlo lavorare, fare abbellimento, perché se uno viene qui, vengono su a dormire, lui può tenere il rifugio. E se lui lascia sempre qui una cuccia, della cuccia va un candidato apposta a prendere la cuccia, no? Comunque, ma noi la nostra parte, Milena, l'abbiamo fatta, nel senso sì, che avete taccafordo belle tabelle, sì, bene, sì, ecco, in modo che chi che vei i sa, perché nel momento in cui sì, l'azienda sì, sa cosa l'è, più facile che la rispetta queste cose. Mi con idea, no, anche sulle piante. Nel momento in cui te sai che una pianta la ha un certo nome, te la rispetti. Sì. Quando una roba l'è anonima, non te che badi, le bestie, le piante, sì, sentite, sai i nomi, sì, te vai sì, spontaneo a rispettarle. Però anche sulle piante, sai, sette piante belle dovrebbero mettere il nome, sai? Perché sì, di gente che qua praticamente abbiamo il bosco ceduo, che è fraseni, sì, carpeni, sì, dai, ilex, lo so. Querce rosse, e dopo scomincia le abetaie, che qualche pez, qualche, ho visto, mi pare di aver visto qualche faggio anche, faggio, e, dopo, qualche lares. Sì, chi l'ares che è Genana Gnocca, mi pare, sì, non so se avete sentito Genana Gnocca, proprio lì, sì, Genana Gnocca, che è lì proprio lì che va, anche perché è molto rivolto sì, al sole, quindi. Però è la prima volta, anche una volta tutti quanti, però adesso c'è una pulizia, anche salire, è una cosa che sembra di andare in una cosa nuova, pulizia dappertutto, gli alberi ben tenuti, non ho mai visto una cosa così bella. Dico la ecco, lasciami che prima parlando, la Rita, la di una bella roba che ti hai detto la puntata scorsa o quella precedente, di quello che ho parlato, che la che di che il, se... ho di che la Milena l'ha scritta delle robe veramente toccanti, ah, quando all'omaggio Floriani, nell'omaggio ecco, in modo particolare il pittore. E mentre il Sandro parlava prima e reciteva, anzi parlava, reciteva la me baita, mi sono persa a un certo punto, infatti anche te mi ha domandato i lamponi, mi sono persa, lampomole, mi sono persa perché per me Floriani aveva questa capacità di suscitare immagini, cioè lei era un'immagine con le sue parole, sì, ecco, e quindi è tutta un'immagine, è tutta un viver con sentimento, con poesia, quel che lei viveva, perché lei viveva sta natura. Ecco, mi spero, parlando sempre in dialetto, che queste emozioni si riesca anche a darle a qualche mi spero che sia qualche telespettatore giovane. Non ho tanta speranza, però se che fosse qualche giovane, magari riesce attraverso Floriani a riscoprire un mondo che non, ancora i boci, disente i boci, non, noi sai i nomi delle piante, noi sai i nomi degli insetti, noi ha quel contatto con la natura che aveva le nostre generazioni. Per cui noi riuscimmo a entrare nelle immagini, nelle emozioni del Floriani. Sì. E quindi noi fanno sta roba qua per cercare di suscitare un po' di interesse in quei che non ha provato queste esperienze del passato e queste certo, emozioni. No? Certo. La mia speranza appunto è che trasmettente questo afflato, certo, se può dire afflato, spera, senti che certo, termine che ho tirato fuori, afflato, questo afflato ai nostri telespettatori, ai amici di Telegarda e appassionati del dialetto, quindi siamo arrivati alla fine, quindi grazie Milena. No, ma ascolta, ti voglio dire, allora Milena dimmi ancora qualcosa, dai, brava, che siamo se qui fra quattro amici, senti, dimmi, per esempio, io ho visto tutte queste sdraio, a qualche altra persona può dire, ma qui non siamo mica al mare, invece è una cosa bellissima quello sdraio. Ecco, bisogna dire queste sdraio davanti al rifugio San Pietro, che è una bella spianata erbosa con delle sdraio. Chi che vai su se sdraia e gode la vista di tutte le montagne. Se si alza un po', non è che si vede il Garda, non so. Le gambe a tentenarsi, sanno tentenarsi. Comunque si vede montagne e là. E allora io sono contentissima di questa modernità. Hai capito? Una modernità che fa ben connubio, altra parola difficile, connubio, se mette ben, d'accordo, certo, con l'ambiente. L'ambiente. Quindi una sdraio. E che adesso sa che gli è sicuro, mangia bene, gli avrà tutto il suo po'. È bello questo terrazzino, questa qui è una cosa, ormai Floriani è morto,
È passato Però tempo, quanti l'importante tempi? è che adesso si faga qualcosa per ricordarlo. Ricordarlo e per far che venga Susenta, perché Bravo. Non se no come fai a Dico sempre, questo è l'oro, abbiamo l'oro noi. Sì, l'oro del Dove sole. Sfruttarlo. Certo. Perché se cominciamo a dare visibilità, fin conoscere, comincia a venire la gente. Bisogna farlo conoscere perché questo qui è un posto veramente bello, bello, bello. Ma bello, soprattutto bello. Riscoprire questi luoghi che sono Floriani, la Baita, la Cesota. Ecco, la Cesota, ricordente ecco. dopo che faremo vedere anche la Cesota, e con la poesia Na Ceseta de Montagna, sì. che lei, e lì veramente fa una bella roba, che la poesia Na Ceseta de Montagna, lì nella... È sempre stata, però... E noi la recitiamo in qualche via sempre, su, sempre, perché sempre. A San Pietro, come che la disse là, che era sempre la messa, e quindi che era sta poesia, che adesso è stata rimessa, ma era tutta scrostata. Certo. Oh, ecco. Però la chiesa, se ci vorrebbe una persona apposta, che qualche volta... Perché loro non possono mica tenere la chiesa è lì. No, no, però... ma se c'è qualche dunque ogni sua a fare una qualche sì, cerimonia religiosa, lei è disponibile. Se c'è qualche persona che vuole su anche a sposarsi, non si sa mai. Sì, sì, sì. Quindi sì. è sempre posto per tutti. Però vorrei dire che per avere una chiesa tenuta bene ci vuole una persona, intanto una persona religiosa che ci tiene, eh beh, chiaro, che mette qualche tappetino. Mi per esempio, se mi sei giovane... Mica sbrindolon, come sbrindolon de sac, no? E che visse chi vicina... La chiesa la vorrei un po' più tenuta, no? Però mica che dare la colpa a loro perché non No, tengo. No, ma chiaro. Ma ho detto che se mi fossi qui a Colonia e che fossi che avessi l'età dei 20 anni di una volta... Te saresti sempre qui. Su... Come te venivi a nettare la baita del Floriani, te veniresti a nettare la chiesa. Perché devono già sempre mi certo. a segare i candelini, segare le candelotte quando era a San Piero, perché la chiesa è sempre una cosa, un posto sacro, sai? Sì, portarsi qualche fiorellino sì. perché sarebbe quando bello, che la Milena le sempre una volta quando in io piacere. Quando venivo a San Pietro i primi fiori li portavo qui alla chiesa, sai? Va bene Brava. Che la religiosità di una volta, quindi le genzianelle che portavo qui che ti fa scrivere che ti sì. quel pensiero per il Moros che dopo sì. te me conterai ma dopo se no come le naffine però l'era boccia de l'ingera to di l'era l'ingera sprindolo aveva bene la 1900 va bene senti Milena che sei fuori che la regista che mi era uno studente tesoro che aveva superato i tempi mi pare che ti hai di tu quel che te lo ripensare della baita basta anche la Rita dalla qual Grazie, grazie. Rita, grazie, allora grazie Sandra, Milena, grazie, grazie Rita grazie. E sperate di vederne ancora perché forse riusciamo a farne un'altra puntata. Ah, sì? Mi sa che sei chi con questa giornata chi stupenda. Boh, ma lo queste ultime ciacerai, avevi visto che se n'hai proprio zoperitovi, proprio per le ovvie, vedete Milena che lei è un vulcano. In eruzione. Adesso, vi saluto, basta Milena. Basta. Vi saluto cari amici in dialetto dei proprio avem sbraga. Vi aspetto alla prossima puntata e ricordate che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ancora certamente l'avevo imparata. Saluti a te rifudo, dai. Saluti a tutti, anche ai bei, anche ai brutti, di solito ai bei, anche ai brutti, sì. Saluti. Specialmente per i brutti dentro. Ecco, brava Milena.